no, come Sì, si fa a indovinare? allora buonasera, Così? do il saluto dell'Istituto Sturzo per questo secondo ciclo di incontri e di presentazione che partiamo oggi con la presentazione del libro del professor Riccardi, La Chiesa brucia, crisi e futuro del cristianesimo, edito dalla Terza. Abbiamo con noi l'autore, come discussant, il professor Antonetti e il professor Gemagnoli. Passo la parola al professor Antonetti per diciamo, l'inizio del dibattito dell'incontro. Grazie. Va bene, grazie a te Giorgio. Ora, come ha detto Giorgio, oggi discutiamo di un libro importante, La Chiesa brucia, crisi e futuro del cristianesimo, di Andrea Riccardi, che ovviamente ringrazio per la sua cordiale disponibilità. Ci siamo già organizzati tra di noi, quindi posso partire immediatamente. Comunque, dopo di me parlerà il professor Giovagnoli, che è professore di storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano, che è uno dei pochi storici che riesce a combinare nelle sue ricerche l'analisi politica, l'analisi delle ragioni culturali e anche l'analisi delle ragioni religiose degli eventi, il che non è facile e fa di lui quindi uno storico importante. È difficile presentare, non so se andrei a presentare Andrea Riccardi. È una personalità molto nota, non solamente nell'ambito ecclesiale, ma anche nell'ambito civile e politico, e non solo in Italia, direi in vari paesi e in vari continenti. Io credo di potermi limitare molto rapidamente a ricordare che Andrea Riccardi è stato anche lui professore ordinario di storia contemporanea, prima a Bari, dopo a Roma. E io direi che è stato uno dei pochi, insomma, insieme ad altri due o tre, ad innovare gli studi di storia della Chiesa, puntando a un'attenzione particolare agli intrecci, legami, conflitti inevitabili che appunto, nella storia della Chiesa si verificano nei rapporti con il mondo in genere, sociale, politico, culturale, eccetera. Nel 1968, anno fatidico della nostra storia, Andrea Riccardi ha fondato la comunità di Sant'Egidio, che è una comunità che ha tracciato in poco più di 50 anni di percorso di preghiera, di formazione spirituale, un percorso che si è rivelato essenziale, idoneo per realizzare opere di pace e di assistenza in tutto il mondo. Ricordiamo solamente le cose più recenti. Stamattina è arrivato sulla mia posta un bellissimo appello per l'Africa. Ricordiamo i corridoi umanitari. Oggi credo che Sant'Egidio sia un caposaldo importante della Chiesa universale. È una cosa che aiuta tutti e che indirizza almeno una parte della nostra società ecclesiale. Io lascio da parte per Andrea l'esperienza di ministro dello sviluppo e della cooperazione del governo Monti tra il 2011 e il 2013 e lascio anche da parte i numerosi titoli e onorificenze che ha avuto giustamente. Ricordo solamente l'onorificenza che assieme a Sant'Egidio ebbe con il premio Carlo Magno, che ne ha fatto veramente Sant'Egidio un'impresa europea e Andrea Riccardi, un cittadino europeo. Era nel 2008, se non ricordo male, ed era un momento, uno dei tanti momenti di stop dello sviluppo europeo. Nel 2008 c'era la grande crisi economica e finanziaria, quindi aver premiato un fautore dell'Europa, a mio modo di vedere, è stato importante. Allora, andiamo al merito. Veniamo subito alla Chiesa brucia. Io ho conosciuto come studioso Andrea Riccardi quando pubblicò il volume su Roma, città sacra. Roma, città sacra, anche qui un punto interrogativo. E come lo stesso punto interrogativo che noi troviamo
la chiesa brucia, qui è un interrogativo più elegante perché mi pare, se non sbaglio, un bastone pastorale da vescovi che funge da punto interrogativo. E, a me pare che la prima cosa da dire, e che è importante per quello di cui discuteremo oggi, che questi interrogativi qua non mi sono sembrati mai, neanche in gioventù, quando leggevo Roma città, scusa, Roma città aperta, no, scusa, Roma città sacra, scusa. Non mi sono mai sembrate dei vezzeggiativi retorici, nel senso che mi è parsa una disponibilità interessante di uno studioso nel 79. Era molto giovane, meno di 30 anni, a prospettare i frutti delle sue ricerche in modo che possano essere verificate e comunque anche modificate, confermate o modificate. Il che è una bella cosa nel mondo degli storici e credo che sia Andrea che Agostino saranno d'accordo che non è una consuetudine. Quindi adesso nella piena maturità di Andrea noi ritroviamo un altro punto interrogativo su un tema molto complesso, più complesso di quello di Roma, città sacra, perché parlava Roma, complesso anche quello, dalla conciliazione all'operazione Sturzo, partito romano, le difficoltà con cui il clero romano si affacciava dopo la conciliazione a quella prospettiva che molto lentamente, ma pur chiaramente, Pio XII aveva aperto in ordine al tema della democrazia. Erano speranze, ma anche preoccupazioni di quello che poteva essere il destino della Chiesa in un altro sistema politico e sociale. E su questo ci sono, negli anni abbiamo trovato tante testimonianze, anche illustrissime, illustrissime, diciamo, illustrissime personalità ecclesiali. Ecco, io ora in questo volume, che dico subito, è complesso e molto ricco, Riccardi propone una sua lettura sulla condizione attuale della Chiesa. E io sarò stilematico, ovviamente, perché il tempo è quello che è. Se ho capito bene, per Andrea la Chiesa è più malata al suo interno che all'esterno. Cioè, nel senso, è più malata nelle sue viscere, nella sua realtà, che non per l'immagine che ha all'esterno. Il fatto che la malattia interna, che non corrisponde all'immagine esterna, di fatto questa contraddizione si risolve in qualche modo nel processo di irrilevanza progressiva della Chiesa. Cioè, ma la malattia interna, che analizza molto bene, certo, l'anticlericalismo è finito, le posizioni, fino anche l'ateismo è troppo faticoso da giustificare, addirittura più che giustificare l'esistenza di Dio, hanno detto dei filosofi interessanti. E quindi è una cosa, non c'è più i grandi termini della secolarizzazione dei decenni passati. C'è però questo tema dell'irrilevanza, delle cause interne delle rilevanze. E qui veramente io ho trovato una messe di notizie che io non avevo, o che orecchiavo, quella che riguarda dei processi di sfaldamento interno molto, molto grosso. La crisi profonda delle vocazioni, la riduzione a termini non immaginabili della partecipazione ecclesiale, a iniziare dalla messa. Il diluirsi, lo sfumare addirittura delle strutture ecclesiali che non servono più, si chiudono, si affittano, si vendono, eccetera. Ora, questa analisi qua, che non è, e qui bisogna dar vanto a Riccardi, non sono messe a caso, a parte che sono tutte documentate. La cosa più interessante, che almeno ho percepito io, è il fatto che questi dati, colti per situazione locale o nazionale, uno per uno, Riccardi fa un lavoro comparativo. Cioè, nel senso che dice: guardate, qui è così, in Italia è così, in Francia è così, in Germania è così. E non solamente, ovviamente, come nei paesi europei, ma anche nei paesi extraeuropei.
svelando anche qualche fumus che si è addensato nella coscienza comune, per esempio della fondamentale presenza di preti, di sacerdoti degli altri continenti rispetto al continente italiano, a quello europeo, a quello extraeuropeo. Insomma, noi abbiamo ancora, se ho capito bene, una buona, solida, diminuita, poco rilevante, ma una solida base, diciamo, di rappresentanze ecclesiali. Cosa ha prodotto questo malessere nel corpo ecclesiale, quello interno, quella malattia interna? E credo, sempre, che Riccardo lo addebiti principalmente ai limiti, ai difetti dell'evangelizzazione, cioè alla incapacità di produrre una evangelizzazione che coinvolga chi evangelizza e l'evangelizzato. Siamo incapaci di annunciare e di coinvolgere nell'annuncio ecclesiale l'altro. E questo però è un problema vecchio, perché questi difetti nell'evangelizzazione, questi limiti, lasciamo stare i difetti, abbiamo già un'evidenza, abbiamo già qualche evidenza già nella stagione post-totalitaria, dopo la caduta dei fascismi e del nazismo. Non a caso, un autore che Riccardi cita due o tre volte è il cardinale Emanuele Suard. E la sua pastorale del 1947 è So u declin dell'Ecclesia. Anche qui punto interrogativo. Cioè, gli grandi mettono il punto interrogativo. Suard cosa diceva? Era il 1947. Suard, teniamo a mente, è stato un protagonista anche non solo della vita ecclesiale, ma anche dei rapporti con la politica francese. Cioè, è stato l'uomo che ha avuto a che fare con il generale Pétain, ha vissuto tutta l'esperienza di Vichy, è stato un grande mediatore, una persona attenta che era stimatissimo nel Vaticano, anche se poi fa bene Riccardo a ricordarlo, Pio XII non fu molto contento, non fu molto felice di questo pronunciamento nella pastorale tra gli sviluppi e il declino della Chiesa. Che cosa denunciava Suard? Denunciava alcune cose che sono sul tappeto oggi, e qui Riccardo fa bene a ricordare. La scristianizzazione delle masse. E Suard, qui l'affinità secondo me con Riccardi, non vede questo fenomeno come un fenomeno irreversibile. Il fenomeno che lui recepisce in maniera intuitiva, in maniera rapida, in Francia, è un fenomeno che può mutare. E mutare come? Mutare attraverso un rinnovamento missionario, attraverso un cambiamento, soprattutto del ruolo e del luogo dove il prete deve annunciare. La scristianizzazione è ciò che preoccupa. Ci sono le masse, che siano operai, che siano comuniste, socialiste, eccetera, eccetera, che sono fuori non dell'ambito ecclesiale, non solo dell'ambito ecclesiale, ma fuori dall'annuncio, che sono masse per le quali non si produce annuncio. E questo è il grande tema, il grande lascito che Suard affida. Quindi missionarietà, ruolo dei sacerdoti, relazione con il nuovo, sono i principali temi e sono di fatto i temi che il Concilio affronta. E non dimentichiamo che proprio sul piano ecclesiologico la stessa concezione del mistero della Chiesa come sacramento di Cristo, così come l'aveva fissata nella Lumen Gentium Paolo VI, apriva dopo, siamo nel 64,
apriva inevitabilmente una discussione, peraltro non conclusa, il libro di Riccardi lo dimostra, sulle modalità di concepire e vivere la comunione ecclesiale. Per un verso sfuma, ma non scompare, la figura paolina della Chiesa come corpo di Cristo, con le sue membra, cioè con i laici cristiani, la consecratio mundi dei laici. E dall'altra parte si apre una categoria antichissima, ma percepita nel Concilio in modo nuovo, la categoria del popolo di Dio, che è una categoria che impone una riperimetrazione, cioè un rivedere qual è il perimetro nel quale si fonda la Chiesa, nella quale la Chiesa è chiamata ad operare. E questo è un fatto molto difficoltoso, che produce belle cose per gli storici della Chiesa, per gli studiosi. Per esempio Rosmini viene fuori, si pubblica finalmente Rosmini tranquillamente, si studia il modernismo. Quello che invece è difficile è cogliere il perimetro del popolo. Dov'è il popolo? È così il popolo. Che cos'è il popolo? Perché cos'è che si è spaccato, secondo me? Si è spaccata quella visione organica della Chiesa, l'organicismo antico, per cui ogni realtà naturale vive perché è in connessione con un'altra realtà. Era la Chiesa come corpo societas perfecta, ma rifletteva in qualche modo anche l'organicità della società. Un'organicità della società che si è spaccata in quel momento, con i totalitarismi e con l'avvento dei regimi di massa, la società non è più qualcosa di organico. E allora la Chiesa ha avuto, e ha, credo, il grande problema a chi rivolgersi, a chi annunciare, cosa dire. A chiedere. E quindi tutta la missiologia, tutti i cambiamenti che sono intervenuti, di cui pure bisogna tener conto assolutamente. Passi avanti a livello di riflessione ne sono stati fatti. Però questo ampliamento del popolo di Dio ha avuto anche, questa perimetrazione nuova del popolo di Dio, ha avuto anche degli effetti probabilmente non previsti. E per esempio ha avuto l'effetto di far sentire il credente in qualche modo svincolato, non solamente dall'annuncio, ma anche da qualsiasi prassi ecclesiale. E non è un caso che le prassi ecclesiali, io mi ricordo con vecchio convegno, io ero giovanissimo, di evangelizzazione e promozione umana, in cui già si accertavano delle realtà sociologicamente rilevate di abbandono, di uscita dalla Chiesa, di insignificanza della Chiesa. E fu una grossa denuncia, tra l'altro era un convegno voluto proprio da Paolo VI che sul tema dell'evangelizzazione era molto fermo e molto attento. Ora, in tutto questo, io credo che c'è il problema del riconoscimento. Il riconoscimento del popolo, il riconoscimento di chi è il nostro prossimo, a chi dobbiamo annunciare, a tutti e come annunciare a tutti. Anche perché questa idea dell'annuncio globale, io non lo dico in senso critico perché sono totalmente d'accordo sull'annuncio di cui parla anche l'evangelizzazione di cui parla Riccardi, e che questo annuncio poi ha avuto nel 68, se ho capito bene, e che normalmente che Radista scrisse, mi ricordo una nota, io ero in cattolico a quei tempi, scrisse il 68 è nato in Chiesa. Ed era vero, poi Trento, Parma, Firenze, il 68 è nato in Chiesa, fu una nota che poi girò per tutti i giornali del mondo, credo, ottobre, novembre del 68. Questa perimetrazione diversa ha portato l'idea necessaria
che secondo io ricordo due, un paio di pensatori, Paul Ricoeur e Maria Dominique Chenu, era stato in concilio ed era stata una presenza attiva, che scrissero, firmarono assieme un documento, io lo vidi in cattolica, la presenza, che diceva così una frase, cito solo una frase, la presenza dei cristiani nella rivoluzione suppone ed esige la presenza della rivoluzione nella Chiesa, nei suoi modelli di vita e nelle sue abitudini di pensiero. Siamo nel 69, nel fine 68, primi mesi del 69. Ora, noi siamo sempre su questa soglia. La paura di perdere quello che rimane e la difficoltà di avviare un percorso nuovo. Un percorso che ovviamente prevede, qui sono assolutamente d'accordo con Riccardo, prevede un giudizio, un'attenzione, perché il mondo è cambiato moltissimo, anche dal 68. Il terzo millennio ha sconvolto e ha cambiato tutto. Quindi, come Francesco, Papa Francesco ci invita a, da una parte, a sperimentare la nostra insignificanza, e quindi quello che noi viviamo spesso, anche il dolore che si accompagna, ci invita anche a tradurre questo insignificante in un impegno a capire, a decodificare. Probabilmente siamo andati in maniera, poi ovviamente ho solamente l'esperienza italiana, non ho la grande esperienza di Riccardi, siamo andati in maniera un po' troppo semplice verso ambiti e verso mete rivoluzionarie, tra virgolette, senza capire che anche la rivoluzione stessa è cambiata notevolmente. Oggi la rivoluzione, se dovessimo fare una tesi di laurea, un libro sulla rivoluzione, dovremmo scrivere tutt'altre cose da quello che si scrivevano negli anni 90, anche nei primi anni 2000. E allora non più declino di Suare, ma giudizio. E io su questo concordo pienamente con Andrea. Io mi fermo qua, poi discutiamo liberamente. Quindi Agostino. Allora, subentro. Subentra! Presidente. C'hai la maglietta, che numero sei? Eccomi qua. Anch'io ho molto apprezzato questo libro, che mi sembra molto interessante. Tra l'altro è un libro che si legge, diciamo così, bene, ecco, si legge facilmente, è un libro che si fa leggere molto gradevolmente, ma al tempo stesso è anche un libro inquietante, ecco. Accanto alla piacevolezza, ecco, della scrittura, della descrizione, dell'informazione, ecco, perché leggere questo libro imparare anche molte cose, insomma. E c'è anche questo aspetto, appunto, che prende il lettore, che è quello dell'inquietudine, e che direi è un'inquietudine che l'autore trasmette a chi legge, perché l'autore stesso si è fatto inquietare, diciamo, no, dalle cose che ha osservato e dalle cose che riporta, perché questo libro è stato classificato fin troppo facilmente, vorrei dire qualcosa su questo, come un libro sulla crisi della Chiesa. Il titolo è inquietante, La Chiesa brucia, è vero, il riferimento è a Notre Dame e quindi a un evento che ha riguardato una struttura che pur nella sua importanza storica e architettonica, resta pur sempre appunto una struttura e non la realtà della Chiesa cattolica nel suo complesso, che invece è l'argomento principale di questo libro, che poi ha anche in realtà molti accenni anche ad altre chiese e anche ad altri fenomeni religiosi che non riguardano soltanto le chiese cristiane. Ecco, un libro inquietante anche perché basta leggere alcune pagine e quel punto interrogativo cade, perché effettivamente la Chiesa brucia, almeno questa è la sensazione che ho ricavato leggendo queste pagine. Non tutti i punti interrogativi sono uguali, ecco, prima
Nicola Antonetti ricordava il punto interrogativo di Roma città sacra, quel punto interrogativo forse si poteva leggere che poi Roma non era tanto la città sacra che alcuni credevano che fosse. In questo caso invece il punto interrogativo cade, secondo me, perché invece questa chiesa brucia. E brucia, e questo è interessante, non tanto per un singolo problema, quindi anche importante, intendiamoci, ecco, in questi giorni le cronache ci riportano a riflettere sul grande problema della pedofilia, la risposta del Papa. Certo, queste sono questioni molto importanti, oppure ci sono dei nodi di discussione teologica intorno al sacerdozio, il sacerdozio femminile, un altro problema che agita la Chiesa, oppure i giornali ci riportano più o meno tutti i giorni qualche scandalo finanziario vero o presunto che sia. Ma nel libro c'è di più, c'è molto di più di tutto questo, perché ci sono anche queste cose naturalmente, ma sono contestualizzate, cioè in altre parole sono lette e interpretate come dei segni, segni di un problema di carattere generale. Ed è un problema non da poco, perché tra le righe, ma neanche tanto tra le righe, si legge che tra qualche decennio il cattolicesimo, così come lo abbiamo conosciuto, direi da qualche secolo a questa parte, potrebbe non esserci più. Ecco, quello che poi ci dicono i numeri, che le statistiche, ci rimandano a una realtà di questo tipo, perché cosa vuol dire la caduta della pratica religiosa, cosa vuol dire la diminuzione delle vocazioni sacerdotali e quella anche più drammatica per certi aspetti delle vocazioni dei religiosi, delle religiose in modo particolare, ecco, vuol dire un vuoto. Ecco, e quindi in questo senso io credo che ci sia di che inquietarsi e fa bene l'autore a farci riflettere su questo. Non è un libro scandalistico, ecco, secondo me questo libro è stato già molto recensito, già molto discusso, ma secondo me molte riflessioni, molte discussioni sono state fatte, sono abbastanza insoddisfacenti, perché hanno preso questo libro come fosse un'inchiesta giornalistica. Un'inchiesta giornalistica che appunto ci parla della crisi della Chiesa. E allora si è andati a guardare quali sono le questioni che solleva di più, oppure anche la domanda, come dire, di quelli che cercano sempre che cosa c'è dietro, ma insomma dove vuole arrivare questo libro? Con chi ce l'ha, prima domanda, oppure chi vuole o che cosa vuole favorire? Ecco, queste domande che secondo me sono domande riduttive, sono domande appunto che hanno preso questo libro, che è un libro di storia, perché l'autore è uno storico, e anche se parla del presente lo fa con una chiave storica, perché, come ho già accennato, lo fa contestualizzando i problemi e in qualche modo rimandando al fondo dei singoli problemi, non appunto fermandosi in superficie. Ecco perché allora noi non troviamo qui, come dire, i buoni e i cattivi, no? Che ci dovrebbero essere se fosse un'inchiesta giornalistica. Allora, chi sono i buoni? I buoni sono coloro che difendono strenuamente l'istituzione ecclesiastica, chiamiamoli tradizionalisti, ma insomma, alla fine non è da lì che viene la risposta, e Riccardi lo mostra chiaramente, non fosse altro per un problema di numeri, non sono, come dire, non sono poi così tanti questi tradizionalisti, non sono riusciti a dimostrarsi in grado di dare una risposta efficace a una crisi così ampia e così vasta. Sono i progressisti la risposta, ma neanche questa. C'è una crisi del progressismo cattolico che non riesce neanche a trasmettersi a un'altra generazione, no? Sembra quasi fermarsi alla generazione immediatamente post-conciliare e non riesce a trasmettere le sue ragioni a una generazione successiva. Naturalmente poi c'è poi il grande corpo della Chiesa, come potrei dire, i fedeli normali, i vescovi, i sacerdoti, i fedeli che sono attivi in parrocchia, nell'associazionismo, ma qui, e lo diceva già bene, molto bene prima Nicola Antonetti, è quel grande corpo della Chiesa che si è un po' in ritardo, per la verità, accorto del problema posto già appunto da Cardinal Suard, ma a un certo punto da Paolo VI in poi, forse in qualche modo da Giovanni XXIII, ha posto la questione dell'evangelizzazione al centro della vita della Chiesa,
ed è stata probabilmente una scelta anche molto giusta, molto saggia, ma anche qui c'è qualche cosa di inquietante, perché dopo 50 anni che parliamo di evangelizzazione non si può dire che la risposta sia arrivata. E questo non per colpa di qualcuno, anche qui è una riflessione di carattere storico, un dato di fatto con cui fare i conti. Allora, ecco, in questo senso io ritengo che non bisogna cercare in questo libro né i buoni né i cattivi, perché non si può dire che la colpa sia di questo o di quello, non si può dire però neanche che questo o quello abbia portato a una risposta. Io credo che per capire bene questo libro dovremmo anche un pochino tenere presente altri libri recenti di Andrea Riccardi. Penso al libro sul tempo di Papa Francesco, che è una lettura molto interessante. Anche lì ci sono aspetti interessanti sulla crisi della Chiesa, non tanto come secolarizzazione, che è spesso una categoria ampiamente usata, ma piuttosto come effetto di, come dire, di una globalizzazione che sta facendo emergere, come dire, un nuovo modello di religione, un nuovo tipo di religione, trasversale alle religioni, che è poi il fenomeno espresso dal neopentecostalismo. Ecco, questo è probabilmente uno sfondo molto importante per capire le difficoltà di una Chiesa cattolica che ovviamente viene da una lunga storia, molto ricca, molto importante, che però si collocava in un altro mondo, in un altro contesto, che non a caso poi era un contesto molto europeo. Ecco, qui ci sono delle pagine molto interessanti che Andrea Riccardi dedica alle varie Chiese europee, le fotografa nella loro diversità, perché sono tutte storie diverse, ma sono tutte storie che oggi si trovano di fronte a una svolta, si trovano di fronte a degli interrogativi che non riescono ad affrontare, o perlomeno non in un modo che indichi quella ripresa che in qualche modo sarebbe desiderata, ecco, dai credenti e forse anche dai non credenti, perché Andrea Riccardi lo dice giustamente, ci sono tanti che non sono né cattolici né credenti, ma guardano con preoccupazione la possibilità che venga meno quella presenza che la Chiesa ha costituito nella società per tanto tempo, nella cultura per tanto tempo, e di cui le conseguenze sono ancora fortemente presenti. Questo è anche interessante, perché è vero che c'è una crisi della Chiesa, ma questa crisi non prelude a una scomparsa improvvisa, e i suoi lasciti saranno probabilmente prolungati nel tempo. Ecco, questa è un'osservazione, anche questa di carattere storico, che mi è sembrata molto interessante e molto acuta. E allora qual è la soluzione? Ecco, Riccardi non ci propone una soluzione, e questo, anche questo è inquietante, perché dopo averci descritto tanti problemi, ci lascia, direi, con il realismo, un realismo che naturalmente non esclude la fede, o forse in un certo senso un realismo che nasce in qualche modo da una visione di fede. Perché c'è questa frase, no, del cardinal Martini, riportata nel libro, la Chiesa, come dire, conta su un'assistenza che è quella, diciamo, dello spirito nei secoli, ma le singole chiese storiche devono assumersi la responsabilità di se stesse e del loro futuro. Il famoso libro citato da Andrea Riccardi di Delumeau, Il cristianesimo sta per morire, era un libro inquietante, ma aveva una risposta sicura a modo suo. Ecco, in qualche modo prefigurava una chiesa di élite, una chiesa di minoranza, che sarebbe stata, non dico la chiesa dei puri, ma insomma probabilmente immaginava una chiesa che, sia pure ridotta nel numero, avrebbe rappresentato comunque un'efficace risposta alle domande degli uomini e delle donne del nostro tempo. Non è così, almeno se io ho capito bene il libro di Andrea Riccardi, non c'è, ecco, una soluzione in un senso o nell'altro. In questo senso dico, certe letture mi sono sembrate affrettate, attribuendogli quasi dei progetti o delle strategie. E allora, non voglio parlare troppo a lungo, non vi voglio annoiare, e allora se però dovessi dire che cosa ho ricavato da questo libro, direi un appello perché si prendano in mano questi problemi e li si guardi appunto con il coraggio del realismo, che vuol dire anche non avere delle soluzioni a portata di mano,
però li si affronti. Ecco, un appello a non disperdersi. Ecco, perché io prima dicevo i temi di cui normalmente si occupano i vaticanisti, le questioni della pedofilia, gli scandali, oppure i grandi nodi sul sacerdozio, le discussioni teologiche, va bene, tutto questo è molto importante, ma c'è qualcosa di più importante, ecco, cioè questo destino, qual è il destino del cattolicesimo? Probabilmente questa domanda è ancora più grande, in un certo senso, perché qui ci sono poi una serie di osservazioni molto acute di Andrea Riccardi sul fatto che se la Chiesa si trova in questa situazione è perché la società si trova in questa situazione, cioè la Chiesa ovviamente risente del contesto in cui vive e soffre anche dei problemi del contesto in cui vive. Parlavo prima dell'Europa, è evidente che oggi è un'Europa che si sente periferica del mondo ed ha fa fatica ad avere una sua iniziativa, una sua progettualità, Europa, ma potremmo dire addirittura Occidente, perché anche la disconnessione fra Europa e Stati Uniti è il segno anch'essa di un cambiamento inatteso e globale, ecco, che in qualche modo sta dimostrando quanto sia profondo il cambiamento, ma non la voglio fare ovviamente troppo lunga. Ma voglio tornare all'appello, ecco, la sensazione è che questo libro sia un appello, come dire, mi viene in mente un paragone del tutto improprio, però, insomma, ecco, Francesco, qui non parlo di Papa Francesco, ma parlo di Francesco d'Assisi, il quale ha il sogno, no, di sorreggere la Chiesa, no? Dopodiché che cosa fa nella sua vita Francesco d'Assisi? Chiede al signor Papa di dargli il privilegio di seguire il Vangelo, non altro che questo, ma al tempo stesso chiede anche al signor Papa, ai signori Vescovi, ai signori Preti, di fare quello che devono fare, appunto di prendersi cura della Chiesa, che forse oggi vuol dire affrontare i problemi che Andrea Riccardi ha esposto in modo così piano e al tempo stesso così inquietante, come dicevo prima. Mi fermo qua, avendo parlato anche troppo. Grazie, grazie Agostino. Niente, anch'io condivido il discorso che si tratta alla fine di un appello serio, di quelle cose che spesso non vorremmo sentire perché richiama quella triste parola che si chiama responsabilità individuale e comunitaria. Adesso se Andrea vuol dirci qualcosa. Io ringrazio di questa occasione, ringrazio Nicola Antonetti, Agostino Giovagnoli. Io sono d'accordo, molto d'accordo, come sul tema d'inizio di Nicola Antonetti, di una malattia della Chiesa che in sostanza si risolve nella irrilevanza, cioè una Chiesa che non morde la storia e una Chiesa che in Europa fa fatica a comunicare la propria speranza, il Vangelo. Certo, sono linee tracciate con la spada, perché ci sono sempre eccezioni in controtendenza, che sono le eccezioni che ci fanno sperare. Quindi la prima obiezione che si può fare a questo libro è dire sì, ma lì va bene, ma c'è una bella realtà, eccetera. Però sostanzialmente, per quello che ho studiato e per quello che ho vissuto, io constato nei decenni una caduta di tono complessivo nel corpo ecclesiale, cioè nella ambizione, nell'orgoglio. Il Cardinal Martini diceva che esiste un orgoglio, esisteva anche in Gesù l'orgoglio di essere figlio di Dio, nell'orgoglio di comunicare una speranza, di comunicare qualcosa. Per cui ha ragione Agostino Giovagnoli quando definisce questo un libro inquietante. E ho capito bene in che senso lui usa questo termine inquietante. Non che rivela qualcosa che c'è dietro che è inquietante, ma un libro che vuole inquietare perché sostanzialmente non solo non si discute più, ma non si colgono gli aspetti della realtà
di questa crisi e non si leggono i segni dei tempi, che sono anche fuori da quello che Nicola chiamava il perimetro della Chiesa. Abbiamo passato, tu citavi il convegno del febbraio, il convegno di evangelizzazione e promozione umana del 76, allora si parlava di segni dei tempi, di lettura della società, oggi siamo tutti estremamente sottotono. Il mio sospetto è non solo di una fragilità di pensiero, e qui dobbiamo dire che c'è una fragilità di pensiero della Chiesa, ma anche della paura di scoprire non qualcosa di inquietante, ma della paura di scoprire il poco che c'è, la paura di fare un saldo e vedere che in banca non sono rimasti molti soldi. Però le cose non sono andate come si sperava dopo il concilio o come sembrava andassero, perché in fondo sia una scelta progressista che una scelta conservatrice andavano nell'idea di una minoranza coesa, una minoranza, chiamiamola rivoluzionaria, evoluta, con un'interpretazione progressiva del concilio, o una minoranza tradizionalista. Le cose non sono andate in questo senso, perché la Chiesa è rimasta un corpo ancora di popolo, un popolo ridotto, un popolo invecchiato, un popolo che vive laddove viveva prima, nelle parrocchie, nei movimenti, nelle associazioni, nei santuari, ma quasi senza una profonda prospettiva del futuro. Quando il Papa dice: io sono venuto al convegno ecclesiale di Firenze e ho chiesto di discutere sull'Evangelii Gaudium e la Chiesa italiana non l'ha fatto. Ma perché? Perché ha avuto timore di discutere? E noi vediamo che questo non è un fatto italiano. Anzi, in Italia i numeri sono migliori di altri paesi, per esempio la Francia e per esempio la Spagna. Ma noi vediamo che questo è un fatto europeo. Allora è la crisi del vecchio cristianesimo? Io non sono convinto sia la crisi del vecchio cristianesimo. In questo sono convinto che sia un fenomeno globale. Un fenomeno globale naturalmente da affrontare secondo le culture, i vari segmenti nazionali. Certo è che alcuni problemi ci sono. Dov'è il popolo? Diceva Antonetti. C'è un po' di popolo, non sono vincenti i cristianesimi minoritari, ma la crisi c'è, la Chiesa vive sempre nella crisi. Io dico la sua è una condizione agonica, ma ringrazio Agostino di avere colto, diciamo, il senso di questo libro, nel senso di dire è un appello addolorato, è un appello preoccupato, non è un appello presuntuoso di chi ha in tasca le soluzioni. È un appello preoccupato di chi vive qualcosa che ama, di chi vede qualcosa che ama in difficoltà. Non solo qualcosa che ama, ma qualcosa che è e sarebbe una delle grandi risposte al nostro tempo globale, sia per il vuoto di significato, sia per il superamento degli egocentrismi e dei nazionalismi che caratterizzano questo tempo globale. Tutti fratelli è la risposta alla nostra crisi. Ma tutti fratelli cosa significa nella nostra realtà quotidiana? Ecco, allora un appello,
un appello a pensare, un appello ad agire e soprattutto un appello a liberare le energie. Perché la struttura verticistica e maschile del governo della Chiesa, Agostino l'ha definita, ma mi sembra anche Nicola in questo senso, una struttura in fondo che dura da secoli in questo modo, no? Stessi ambienti, stessi episcopi, stesso mondo, anche se cambia qualcosa, è cambiato qualcosa. Non regge più, non regge più. E se voi vedete anche sulla stampa, la Chiesa non fa notizia se non per alcuni scandali, per alcuni problemi. Quando poi si tratta dei cosiddetti scandali finanziari del Vaticano, mi viene da ridere quanto sono importanti, perché ne abbiamo di più grossi in termini valutari in tanti posti del mondo. Non lo dico per difendere, coprire gli scandali vaticani, che non mi interessa, ma dico che non fa notizia perché alla fine non dialoga con i grandi problemi del mondo. Allora un appello a liberare le energie. Io non sono mai stato così troppo in linea con lo spirito del tempo, ma penso alle donne, e qui io parlo delle donne citando Evdokimov, che è un ortodosso morto negli anni 70, che diceva: se le parrocchie non sono focolari irraggianti, ciò dipende che la donna non è una compagna, un faccia a faccia responsabile, capace di generare con gli uomini le cellule vive del corpo. La donna non vi è ammessa, ma vi è utilizzata. È vero, perché poi le nostre parrocchie sono in gran parte rette dalle donne, ma nel quadro di un vertice maschile ormai abbastanza evanescente. Così è il problema dell'Eucarestia. Come assicurare l'Eucarestia a tutte le comunità cattoliche in Europa? Ed è Chiesa Cattolica, è comunità cattolica laddove non si può più celebrare l'Eucarestia. E poi lo spirito, la libertà associativa nella Chiesa, l'aggregazione, l'interesse, le grandi tematiche che la Chiesa può dare al mondo, l'unità delle genti, l'ecumenismo, la solidarietà, il grande tema che Papa Francesco, basterebbe solo questo a fare grande un pontificato, ha posto al centro, cioè i poveri? Bene, tutto questo è un appello a far emergere le energie e le risorse che ci sono. E poi a guardarsi fuori. Durante questa pandemia abbiamo scoperto, e non si tratta di dialogo più tra credenti e non credenti, tante persone naturali intercristiane. In fondo c'è un dialogo da fare con tanta gente che cerca. Agostino accennava alle religiosità neoprotestanti come una grande risposta. È la religione della globalizzazione e lo sarà sempre più, ma anche a tante ricerche di spiritualità, il buddismo, l'idea che la spiritualità fa bene e tutto questo. Noi non ci troviamo più in un mondo anticattolico, anticlericale, anticristiano, antispirituale. E allora? E allora cos'è successo? Quando lo si è detto che il mondo era cambiato? Quando ce ne siamo accorti? E come ci siamo riformulati in modo nuovo? Anche perché il discorso spesso all'interno delle diocesi è un discorso autoreferenziale. Quest'anno parliamo di questo, quest'anno parliamo di quest'altro, ma siamo dentro la storia, guardiamo cosa succede e proviamo a dire, a partire dal Vangelo e dal nostro vissuto, quello che siamo. Ma tutto questo sarebbe solo un lamento di una persona che ormai è anziana, ma io credo che questo non è un lamento per un concilio irrealizzato o per un sogno non realizzato, ma è un appello al dire che ci sono ancora tante energie, ma il cristianesimo ci sta davanti. E io, scusate se cito Padre Mien,
quando dice il cristianesimo non fa per cominciare, non sta che per cominciare. Solo in questa prospettiva c'è una rinascita. La tremenda parola del Cardinal Martini: la perennità non è assicurata alla Chiesa locale o nazionale, ma alla Chiesa universale o a una presenza della Chiesa. E allora a me mi sembra che l'appello sogna la ripresa della passione del Cardinal Suardo, molto apprezzato l'aver citato la figura del Cardinal Suardo, perché qui mi fa impressione, rileggendo le sue pagine, trovare una grande passione, ma trovare che in una grande città come Parigi negli anni 40 e gli anni 50 i problemi c'erano già quasi tutti. Il Cardinal Suard, racconta Sesbron, si faceva portare nella sua macchinetta nei quartieri periferici, guardava la gente dal finestrino e diceva: guarda tutta questa gente, il Signore ha detto che nessuno di questi vada perduto, ma io li ho perduti molti, ne ho perduti molti. Io credo che questa passione antica cova sotto la cenere, ma bisogna farla emergere, la passione con la realtà, e soprattutto la Chiesa è passione per le donne, gli uomini e i popoli della storia. E questo il punto, la scaturigine prima dell'evangelizzazione, Agostino la scaturigine prima del movimento francescano e di tutte le forme di rinnovamento della Chiesa. Grazie per la vostra attenzione e per aver valorizzato quello che ho detto. Grazie a te, Andrea. Sono discorsi lunghi che speriamo di riprendere, dai. In quanto ai punti interrogativi, a me piacciono i punti interrogativi. Questa volta la terza l'ha impreziosito con un pastorale, volendo dire che forse riguarda i vescovi, ma io spero che non possa avere. Va bene, allora ringraziamo tutti, ringrazio anche Agostino, il dottor Giorgi, e ci vediamo tra un po'. Io spero di venire a Roma, spero di incontrarti il prima possibile. Grazie. Bene. Grazie. Ciao. Ciao, saluto. Ciao, ciao, ciao.